Salve a tutti da Trento. Allora, ieri Popoli Liberi fra i Volker e la Südtiroler Heimatbund ha organizzato Trento e Bolzano davanti ai commissariati del governo una manifestazione per la chiusura dei commissariati del governo e perché vengano invece tenuti aperti gli ospedali, i punti nascita e soprattutto anche la guardia medica nelle nostre valli. Questa manifestazione, che noi abbiamo anche scritto a tutti i media e con delle poste elettroniche, con le mail, abbiamo mandato ai media che organizziamo il tutto, sia televisioni che giornali. Oggi chi era ieri presente è testimone che praticamente i media trentini, il giornale L'Adige o il Trentino e anche le televisioni si sono dimenticate di noi. Ad esempio L'Adige preferisce dedicare mezza pagina a una persona dell'azienda pubblica che va in pensione, e queste sono le notizie molto importanti che abbiamo sui nostri giornali. Oppure il ritorno del Delai, no? Nella nostra regione alla politica. Oppure, ma sì, non ha importanza. La nostra notizia passata non era molto interessante probabilmente, però vorrei ricordare che 1200 persone nella città di Trento hanno votato Popoli Liberi alle ultime amministrative. Noi siamo un gruppo di volontari che combatte per la gente e devo ringraziare Roland Lange con la Südtiroler Heimatbund che ha voluto fare questa manifestazione assieme a noi e tutto il gruppo di Popoli Liberi, i fondatori, tutto il nostro gruppo di volontari che sta facendo questo lavoro a difesa della popolazione tirolese, a difesa della nostra gente di Trento e Bolzano. Per noi era importante questa manifestazione spiegare che bisogna chiudere gli enti inutili e non chiudere gli ospedali, i punti nascita o le guardie mediche nelle nostre valli, perché altrimenti le nostre valli vengono abbandonate. Era presente anche il sindaco di Segonzano e qualche consigliere di liste civiche che hanno anche parlato, e questo è tutto passato in sordina, cioè i nostri giornalisti non riesco a capire se conoscono la parola deontologia professionale. La deontologia professionale vuol dire essere corretti con tutti, perché l'informazione pubblica dovrebbe essere corretta con tutti, però potrebbe essere anche un buon segno, vuol dire che magari hanno paura, non lo so. A noi interessa poco, noi continueremo in strada a fare queste manifestazioni, perché l'unico mezzo che abbiamo è la strada e tutti voi, amici di Facebook, internet, perché per fortuna che abbiamo internet, che ancora non ci hanno chiuso i canali, e riusciamo a informarvi, a dirvi qualcosa. Ma sapete che i commissariati del governo, ad esempio in Val d'Aosta, l'hanno tolto? Nessuno lo sapeva, tantissimi dei presenti non lo sapeva. Quelle funzioni sono passate al presidente della regione o della provincia, insomma. La stessa cosa si potrebbe fare anche da noi. La provincia di Bolzano, per merito di Sven Kohl della Südtiroler Freiheit, ha presentato difatti una mozione, è passata, è stata votata e l'hanno passata con solamente 3 voti contrari. Il Consiglio Provinciale di Trento lo sa? Esiste il Consiglio Provinciale di Trento, esiste l'opposizione politica in Consiglio Provinciale di Trento, esiste la maggioranza, non si sa cosa esiste, esiste solamente che Roma dà un ordine e Rossi esegue. Allora noi crediamo che una regione come la nostra, statuto speciale, vaga difesa fino in fondo, ecco perché facciamo queste battaglie e continueremo. Perché ci demoralizza un po' vedere che nessuno scrive, nessuno si accorge di noi. Però abbiamo ancora voglia di fare, perché siamo un gruppo di volontari. Guardate che una manifestazione come abbiamo fatto ieri, anche semplicemente stampare manifesti, volantini, queste cose qua, ci costa 200 euro, ci dividiamo la spesa, non è che... E lo facciamo per una voglia di difendervi, di difendere la popolazione. Voi di Facebook e di internet siete testimoni che praticamente oggi, domenica, oggi i giornali e Adige Trentino si sono dimenticati di noi e le televisioni anche. Noi andiamo avanti, ce la mettiamo tutta. Quando trovate su internet che organizziamo ancora qualche manifestazione, venite, perché l'unico sostegno che abbiamo siete voi che almeno su internet ci seguite. Popoli Liberi Freie Volker continuerà la battaglia, perché è giusto difendere la vita, perché difendere i punti nascita, difendere la guardia medica, difendere gli ospedali e difendere la vita.
dagli affari della politica, perché la guardia medica costa 2 milioni all'anno alla provincia di Trento la gestione, e sono quasi gli stessi soldi che si sono stanziati per il fondo pensione i consiglieri provinciali. Questo è un altro piccolo messaggio. Allora io credo che dovete sostenerci anche con la presenza fisica quando organizziamo. Siamo un po' demoralizzati perché l'informazione non ci vede, però abbiamo ancora grinta, andiamo avanti. Questo ci sprona ancora di più a combattere. Paolo Primon da Trento, e grazie ancora a tutti quelli che ieri hanno partecipato, e da Facebook avete visto le foto, le persone c'erano, tutte quelle persone lì vuol dire che hanno coraggio, hanno messo la faccia, e in una società trentina come la nostra non è facile mettere la faccia. Andiamo avanti, grazie a tutti intanto per quelli che ci seguono in Facebook.